E buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. Era un po' che ero fermo, ho avuto problemi con il computer, problemi un po' in giro, problemi, ho sempre dei seri problemi. Comunque, allora, quest'oggi sono qui per farmi un giretto in spiaggia con due amici intanto e per ricordarvi che il 15 dicembre, domenica prossima, quindi non questa, la prossima, non questa, la prossima, ci vediamo, perché è piacere, ci vediamo qui. C'è un ristorante lì che era il vecchio Apedoro, adesso si chiama Mai Si, a Marinella di Sarzana. Ci ritroviamo per fare una mattinata in spiaggia e per farci un pranzo tutti insieme, farci gli auguri di Natale, per salutarci, ritrovarci, conoscerci. Ci sarà una piccola garettina simpatica, comunque folklore. Mi raccomando, vestiti a tema, vestiti da babbi natali oppure da renne, da elfi, da folletti, da alberi di Natale, da palle di Natale, vestiti come volete, basta che venite, capito? Bene, tutto questo mi raccomando, ci vediamo domenica alle 10, chi vuole venire prima mi trova qui. E niente, ampio parcheggio, zona molto soleggiata, speriamo. E la spiaggia è questa. Chi vuole andare in acqua può andare in acqua, non mi assumo responsabilità. E nulla, ci vediamo a breve con nuovi video. Anzi, vi faccio vedere, adesso io sto facendo dei test con piastrone grosso di Equinox. Facciamo un po' di test per vedere le varie profondità. Non è che sia molto essenziale la profondità su un metal, però vi faccio vedere qualche test, magari sulle monete un po' più piccole, sugli anelli. Diciamo che si comporta molto bene già con la piastra in dotazione di serie. Io ho voluto provare il piastrone grosso, che ovviamente vi sbilancia un pochettino più il metal, vi può appesantire un po' il braccio perché effettivamente è grande, è un bel piastrone, però io ci ho fatto la mano in qualche giorno, sia su spiaggia che su terreni. Adesso vediamo un po' come si comporta, però ne salta fuori qualche spicciolino classico, i soliti rimasugli della stagione. Però quello che mi disgusta di più è vedere la spiaggia in queste condizioni. Mamma mia, che tristezza. E d'altronde è tutta colpa nostra. Ci possiamo fare niente? Sì. Possiamo fare così, ci ritroviamo di nuovo ancora queste, prima dell'estate, per fare un'altra giornata di pulizia ecologica delle spiagge con legambiente. Poi più avanti vi farò vedere la locandina, vi dirò tutto per bene. Comunque, mi raccomando ragazzi, lasciate il mondo più pulito di come l'avete trovato quando andate a spazzolare e chiudete le buche, mi raccomando, ai vincoli, mi raccomando, ai terreni di proprietà privata, chiedere sempre. Un saluto a tutti ragazzi, Alex, detectorista per sbaglio, ciao.